Volevo ringraziare la Cecchigoria Un Video per aver pubblicato questa bellissima edizione della Grand Bouffe, special edition in Blu-ray, con dentro degli extra molto particolari, tra cui una mia lunga intervista, una a papà. È un film mitico degli anni 70 con Mastroianni, Tognazzi, Piccoli e Noiré. La Grand Bouffe, un film che ha fatto scalpore, è andato al Festival di Cannes, fece scandalo assoluto, la storia dei quattro che mangiano finché poi alla fine muoiono, così lo definì simpaticamente il buon Ferreri. Dentro c'è anche un bellissimo libricino e dentro il libricino ci sono degli scritti firmati da Ugo, tratti dal suo Abbuffone, che è un libro che scrisse per l'editore Avagliano. C'è una bellissima dedica a Benito, che era definito da papà Benito, ovvero l'angelo custode dei miei peccati gastronomici, dice in una dedica di uno dei suoi libri. Benito è un ristoratore che ha un tempio a Velletri dove noi andiamo e festeggiamo tutti i grandi avvenimenti, a noi molto così, quelli a cui teniamo di più, battesimi, funerali, matrimoni, insomma un po' di tutto, anche così, anche semplicemente andiamo a mangiare il pesce più buono secondo me, sicuramente di tutto il Lazio, secondo me è uno dei più grandi ristoranti italiani di pesce e non solo. Ma questo è un altro capitolo, ne parlo perché la Grand Bouffe naturalmente parla soprattutto di mangiare, quindi mi sembrava giusto fare questa piccola digressione sull'amico, l'amico comune Benito Morelli. Un abbraccio forte, mi raccomando, per chi ama il cinema, per chi ama la trasgressione, per chi ama il cinema trasgressivo e forte degli anni 70, la grande buffata, la Grand Bouffe, la Grand Bouffe. Marco Ferreri, ciao.